Seconda edizione del nostro telegiornale, apriamo con la cronaca, questo secondo appunto Ora TG di oggi sabato. I carabinieri di Gravina di Catania hanno sgominato una banda di catanesi, erano specializzati nel furto di bancomat e postamat. La banda era attiva non solo a Catania ma anche nelle province di Siracusa ed Enna, 8 gli arrestati. Esperti non usano altri termini gli inquirenti per definire i componenti di una banda specializzata in furti con spaccata per trafugare i bancomat delle banche e degli uffici postali installati nelle province di Catania, Siracusa e Enna. Si tratta di 8 persone con base logistica a Librino di Catania, scoperti grazie alle indagini dei carabinieri della compagnia di Gravina su provvedimento del GIP Anna Maria Cristaldi. L'accusa, a vario titolo tra loro, è di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine. In carcere sono finiti Rosario Ragonese di 41 anni, ritenuto il promotore e il capo del gruppo, Massimo Grasso di 42, Salvatore Musumeci di 24, Rosario Puglisi di 27, Santo Ravasco di 24, Federico Silicato di 29, Alessio Viola di 30 e Salvatore Viola di 36. La banda agiva sempre con la stessa tecnica, rubare un camion e un escavatore per scardinare il bancomat, portarlo via per aprirlo successivamente in un posto sicuro e a riparo da sguardi indiscreti. In un paio di occasioni, pur di aprirsi la strada verso la fuga, non avrebbero esitato a travolgere un poliziotto e un carabiniere. Infatti, tra gli episodi contestati c'è pure l'assalto al bancomat dell'ufficio postale di Villasmundo, a Siracusa, nel novembre del 2016, fallito per l'arrivo dei carabinieri. Per garantirsi la fuga, uno dei malviventi, alla guida di un'auto rubata, ha travolto un maresciallo dei carabinieri che prima ha esploso due colpi di pistola per provare a fermare la vettura senza centrarla e poi a scansarsi per evitare di essere investito. Lo scorso mese di febbraio la banda tentò di far esplodere un postamat a Valguarnera servendosi di una bombola di gas con miccia collegata a un detonatore a tempo. Anche in quel caso l'arrivo della polizia mandò in fumo il piano e anche quella volta, per garantirsi la fuga, i banditi tentarono di travolgere un assistente capo che prima esplose due colpi di pistola a scopo intimidatorio, poi altri due nel tentativo di forare un copertore della vettura. Andò invece a segno il colpo al bancomat dell'Agenzia della Banca Agricola Popolare di Ragusa di Palazzo Lacreide del 3 gennaio 2018. Fallì invece, per l'arrivo dei carabinieri, quello del 4 ottobre 2010 di un postamat a Fiumefreddo di Sicilia. Le indagini dei carabinieri di Gravina di Catania, coordinate dal sostituto procuratore Andrea Norzi, si sono avvalse di intercettazioni telefoniche e ambientali. Ascoltando una conversazione tra il presunto capo ragonese e uno degli arrestati, emergerebbe anche un piano per vendicarsi di due affiliati che erano transitati in un'altra banda di bancomat. Il progetto era quello di bruciare le vetture e di gambizzarli con colpi di fucile. E allora, sono 104.000 e più gli sbarchi in meno, anzi gli arrivi di immigrati in meno dal luglio dello scorso anno a ieri, al 20 aprile. Sono dati del Viminale che ovviamente vanno letti con la dovuta cautela, ma che comunque disegnano scenari del tutto nuovi rispetto a quanto era possibile ipotizzare appena qualche mese fa. Per il decimo mese consecutivo diminuisce anche a Catania il numero degli sbarcati. Dall'1 luglio a ieri, 20 aprile, il Viminale indica 104.776 arrivi di migranti in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, 43.166 persone di fatto, contro le 147.942 registrate tra l'1 luglio 2016 e il 20 aprile 2017. Secondo il Ministero, l'abbattimento del numero degli sbarcati è legato all'azione partita la scorsa estate per volere del ministro Minniti, che accelerò le azioni locali sul tema dell'immigrazione, chiedendo nel contempo l'attenzione di Bruxelles e degli altri paesi europei e contemporaneamente spingendo sugli accordi in Libia al fine di bloccare le partenze e sviluppare le competenze della Guardia Costiera e Marina Libica, senza contare il giro di vite sulle navi delle ONG che ha portato alla riduzione dell'attività di salvataggio nel Mediterraneo. Tra le nazionalità degli stranieri sbarcati a Catania, in testa ci sono gli eritrei 1552, seguiti da tunisini 1489, poi nigeriani e ivoriani. I minori soli arrivati quest'anno sono 1116. I richiedenti asilo trasferiti però in altri paesi europei, secondo il principio della relocation, sono stati appena 12.586. Dall'1 gennaio 557 migranti purtroppo sono morti nel Mediterraneo mentre tentavano di raggiungere l'Europa innalzando così
così il tasso di mortalità tra coloro che partono dalla Libia, un morto ogni 14 persone rispetto ad un morto ogni 29 persone nello stesso periodo del 2017, fenomeno confermato anche dalle ONG attualmente attive che continuano a pattugliare il mare. Voltiamo pagina. Hanno, pensato un po', superato per ben 10 volte la cosiddetta crisi del settimo anno, perché festeggiano i 70 anni di matrimonio. È una coppia di Pedara, 86 anni lei, 95 anni e lui. Si vogliono un mondo di bene e festeggiano appunto questo importantissimo traguardo. Vediamo. 70 anni fa il loro primo sì nella chiesa di San Biagio a Pedara. Lei, grazie a Tomaselli, fu fatta salire sopra ad uno sgabello nascosto strategicamente sotto l'abito bianco, il Photoshop di quasi un secolo fa, per non sembrare troppo piccola a fianco di suo marito Alfio Pulvirenti. Avevano 16 anni lei e 24 lui. Oggi per loro una grande festa, nozze di platino, con i 4 figli, 10 nipoti e 7 pronipoti. Una famiglia unita, ogni occasione è buona per trascorrerla tutti insieme. Alfio Pulvirenti, a maggio 95 anni, ancora si commuove ricordando il passato. Dalla fine della prigionia in Africa durante la guerra, aveva 18 anni quando fu chiamato alle armi, al suo rientro in Italia 3 anni dopo nella sua Via Grande per cominciare l'attività di contadino. Per qualche anno ha fatto anche il muratore, ma è sui campi che conobbe Grazia Tomaselli. Chi io? Io avevo 22 anni, ero venuto perché avevo mancato 2 anni, 3 anni. E poi quando io gli trovo, io ero come con mia sorella, cioè, giusto schietto. E allora che uscì, dopo c'erano i femmini che esploravano, che trovavano i bambini. Lavoravano la terra. E lavorava mia cognata, mia moglie, mia suocera. E c'era questa ragazzina. Quindi, tali io. E poi un giorno ci disse una parola e se ne scappava, ad ogni modo. Poi avvicinando, la voleva un altro, mi pare che gli detto spinto. Aveva quindi un contendente. Lei voleva un altro ragazzo, un amico mio, e gli detto, potete dire no, ho 48. Ma una data non gli direi di pilotare. Lei ha preso tutti i suoi risparmi e li ha destinati. 12.000 lire. Avevo. Aveva 12.000 lire per questo matrimonio. Sì, avevo 12.000 lire, l'avevo raccolto con mia sorella durante il lavoro e poi accattavamo mobilio. Avete arredato casa. Lei, una bambina, ci racconta, spalancando i suoi occhi azzurri e trasparenti come l'affetto che la lega al suo compagno. Una vita dedicata alla famiglia e al lavoro. A 30 anni a Pedara fu una pioniera. Era impiegata come economa in un noto albergo. La formula per un amore così grande? La capacità di saper fare un passo indietro quando serve. Le coccole, poi, allora come oggi, Grazia porta ancora il caffè a letto a suo marito e lo ha fatto ogni giorno da 70 anni a questa parte. Era una bambina, giocava con i miei cugini. Diciamo, in 70 anni quante volte avete litigato? Mamma. Avete litigato mai? Tra di voi? No. Mai? Mai. Ma perché? Chi è che cede non per prima? Litigiamo. Io sono una, faccio così, ma poi lo combatto a tutti. Lui c'è tuo... Si innervosisce? Chi? Chi? Lei. Lei è quello che, diciamo, cede meno, no? Sua moglie è l'anima buona, diciamo. Io è stato. Una volta non ci rispondevo mai, ma guarda, il settore mi fa seccare, perché se mi stai morendo. È capriccioso. Capriccioso, sì. È viziato, io l'ho viziato troppo, i miei figli me lo dicono. Tu l'hai viziato troppo, la mattina ci porto il caffè nel letto. E lui... Ancora oggi gli porta la colazione a letto? Ci porto il caffè nel letto la mattina. Mi porto il caffè a mia moglie. Lei? E poi ci va alla tavola, ci faccio la toglietta, ci vendo i vatti, ci vendo caffè, ci sfuccia la frutta, tutto ci faccio, tutto. Tanti auguri allora per questi 70 anni, nozze di platino. Ve lo date un bacio? Sì. Tanti auguri. Una bella storia che viene dalla Catanese, ma ci trasferiamo nel capoluogo etneo a Catania per parlare dello scorrimento Ognina-Rotolo. Proseguono i lavori stamattina sopra il luogo del sindaco Enzo Bianco che una volta ultimata la strada pensa alla chiusura del lungomare alle auto.
24 metri di strada con due carreggiate a doppia corsia più quella di emergenza. Sarà così, a lavori finiti tra 351 giorni, l'arteria di Viale Alcide De Gasperi che collegherà Ognina con Via del Rotolo a Catania. Questo è il cantiere su cui si sta lavorando e dove stamani si è recato il sindaco Enzo Bianco per un sopralluogo. Un progetto, annuncia il primo cittadino, che prevede anche il collegamento della strada con Piazza Europa. Un obiettivo a cui mira il sindaco Bianco per un progetto ancora più importante e ambizioso, chiudere definitivamente il lungomare per adibirlo a passeggiata. Viale Alcide De Gasperi è una bellissima strada, largamente incompleta, che quando sarà tutta finita collegherà Ognina con Piazza Europa. Una strada che supera la ferrovia, una strada che consentirà una viabilità tra Piazza Europa e Ognina alternativa al lungomare. E a quel punto, quando questa strada sarà completa, la mia idea è quella di chiudere il lungomare al traffico privato e di trasformarlo in uno degli lungomari più belli d'Europa, come già capita quando riesco a farlo la domenica del lungomare liberato, trasformandolo in un posto davvero meraviglioso. Quali sono i tempi e qual è il budget di spesa? Guardi, ormai siamo a buon punto, questa parte il cantiere era stato sospeso e bloccato da tempo, mi dicevano i tecnici che al massimo entro un anno questa parte qui, quella quindi cioè tra Ognina e Piazza del Rotolo, sarà già completata. Abbiamo già la progettazione esecutiva quasi pronta per poter andare a gara per la progettazione esecutiva nelle prossime settimane e io credo che quindi nel ragionevole tempo di 3 anni tutto questo possa essere completato. Sindaco, un'opera che è costata solo in minima parte all'amministrazione comunale. Questo tratto sino al Rotolo costa complessivamente 1,5 milioni di euro, 250.000 euro a costo della comunità catanese con i soldi del comune, ma 1,250.000 euro sono dal Dipartimento della Protezione Civile, perché questa è un'opera antisismica che regge anche nel caso di terremoto e quindi un'opera che ha un grande valore anche dal punto di vista della sicurezza sismica della città. Manifestazione di sensibilizzazione al cimitero inglese di Catania, ma dopo la bonifica dell'area circostante, qualcuno ha già scaricato altri rifiuti, vediamo. L'Eternit non c'è più, il comune ne ha rimosso oltre una tonnellata e il problema è che dopo le operazioni di pulizia per ridare decoro a quest'area circostante il cimitero del Commonwealth di Catania, qualcuno tra ieri sera e stamani ha pensato di scaricare di nuovo materiali di scarto e spazzatura, trasformando quelle che avrebbero dovuto essere ultime fasi di finitura in nuovi interventi per la raccolta di nettezza urbana. Braccio al lavoro lungo tutto il vialone che conduce al cimitero inglese, dove stamani hanno fatto tappa gli americani di Sigonella e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Cesare Battisti di San Cristoforo per una giornata istruttiva sul Camposanto realizzato alla fine della Seconda Guerra Mondiale per accogliere le spoglie mortali di 2000 tra soldati e volontari periti nelle battaglie contro l'avanzata tedesca. Inglesi, americani, australiani, canadesi, neozelandesi, tutti giovanissimi caduti sotto piogge di proiettili a raccontare di quanto sangue fu versato in onore del proprio paese per ideali di libertà, il maggiore in pensione Alan Robert Joseph Betty, con lui responsabile delle relazioni esterne della base di Sigonella. E oggi abbiamo un gruppo di più oltre 50 militari americani appartenenti all'ospedale navale e anche al gruppo dei Marines. Loro sono venuti qui anche con le loro famiglie in maniera del tutto spontanea per ridare decoro a questo sito. L'iniziativa ha preso le mosse dopo l'episodio che ha visto tra queste lapidi bianche a Pasquetta una famiglia riunita per un picnic. La segnalazione del consigliere comunale Giuseppe Catalano, che ha messo in moto una macchina organizzativa per far sì che decoro e rispetto siano alla base quando ci si avvicina a luoghi sacri come questo. Sì, ma infatti oggi noi abbiamo voluto dimostrare che su un evento negativo lanciamo un evento positivo, è quello là della, innanzitutto la partecipazione tra il consigliere comunale Catalano, la municipalità, il dottore Lunetta, la scuola, e il messaggio è quello là che un posto del genere va curato, mantenuto, ma soprattutto ridiamo la dignità, e che spero che i nostri concittadini possano apprezzare lo spazio che abbiamo fatto. In realtà ogni anno
anno. Qui si chiede supporto per la pulizia di questi spazi esterni. Ad occuparsi degli interni è lo stesso Commonwealth, che in Sicilia conta 3 cimiteri, uno a Catania, un altro a Siracusa ed un altro ancora ad Agira. In particolare da 5 anni a questa parte l'ANZAC ricorda i caduti australiani e neozelandesi che giacciono qui. La prossima commemorazione giovedì prossimo, come spiega la presidente dell'Istituto Cultura Sicilia-Australia. Inoltre questo evento non potrebbe aver luogo senza il contributo di moltissime altre persone che io ringrazio veramente sentitamente di cuore e siamo veramente orgogliosi di poter riconoscere il sacrificio che questi soldati hanno offerto alla libertà e alla pace. E a Calatabiano, nel Catanese, invece il comune, per far fronte ai problemi di cassa, ha chiamato le associazioni di volontariato per ripulire appunto gli spazi cimiteriali. Pulizia straordinaria stamattina all'interno del cimitero di Calatabiano su iniziativa dell'amministrazione comunale. Promotrice dell'intervento il vice sindaco del paese. Di buon mattino oltre 50 volontari hanno provveduto a ripulire i vialetti del Camposanto, restituendo al luogo dignità e decoro. Abbiamo puntato sul volontariato perché era una cosa da fare qua sul territorio. Tutti i cittadini ci chiedevano della pulizia del cimitero, però come voi sapete tutte le problematiche di bilancio per i comuni. Non abbiamo fondi per poter ripulire il cimitero. Abbiamo fatto una prima pulizia di sul Parco Cocola, sempre con ragazzi di volontariato, e ad oggi abbiamo fatto una giornata della pulizia del verde sul cimitero comunale. Quali sono le principali problematiche di questa struttura? Le principali problematiche innanzitutto sono la cura del verde, perché come potete vedere bisogna tagliare l'erba ogni mese, ci vogliono i fondi per prendere personale per fargliela tagliare e di conseguenza non è facile per un'amministrazione che non ha il bilancio approvato e di conseguenza che non sappiamo cosa fare. Allora ho pensato di far intervenire tutte le associazioni del comune di Calabiano, ho chiesto assistenza a loro e loro devo dire che mi hanno dato tutti una grande mano d'aiuto. Stamattina qua c'erano circa 50 persone che ci hanno aiutato per quanto riguarda la pulizia di tutto il cimitero. Adesso stiamo completando per quelli che sono rimasti i ragazzi. È un'esperienza che pensa di ripetere in futuro? Se i ragazzi mi danno una mano d'aiuto, penso di sì. Spero di poter prevedere in bilancio i soldi per poterlo fare ad altre, direttamente alle ditte, altrimenti chiederò ancora una volta l'assistenza alle persone di buona volontà e per darmi una mano d'aiuto. Tenendo conto che sul territorio di Calatabiano, con la presenza stamattina di tante persone, devo dire che Calatabiano ha voglia di fare e Calatabiano, quando è chiamato, risponde. Passiamo adesso alla politica, iniziamo dalla politica regionale, ok, della Commissione Bilancio all'ARS, dalla manovra finanziaria, il via libera dopo una lunghissima notte di lavori, il voto solo alle 8 di questa mattina, ma hanno votato sì i consiglieri di maggioranza, no invece i consiglieri del PD e del Movimento 5 Stelle. Una lunga, estenuante, travagliata notte di lavori, ma alla fine la Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana ha votato la legge di stabilità, sebbene con il solo consenso della maggioranza e il no secco del PD e del Movimento 5 Stelle. La maratona, che non ha lesinato colpi di scena, si è chiusa solo alle 8 del mattino, in tempo però per rispettare il percorso che governo, maggioranza e il Parlamento si erano dati per l'approvazione definitiva della manovra entro il 29 aprile da parte dell'Aula. Un segnale politico forte di rottura con il passato che intende fornire alla regione siciliana entro il 30 aprile gli strumenti economici per poter andare avanti, sebbene tra le ristrettezze e con tutte le cautele del caso. La manovra approvata in commissione è ben diversa dal carteggio originario per lo stralcio delle riforme che sono state trasferite in un apposito collegato che sarà analizzato a fine maggio, quindi a manovra già adottata. L'opposizione critica il documento anche per la decurtazione di 5 milioni di euro dalla dotazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, urgenza e sommorgenza che, secondo i 5 Stelle, metterebbe a rischio la pulizia dei torrenti. Inoltre, niente bagnini e servizio di salvataggio sulle spiagge libere, mentre il PD si dice moderatamente soddisfatto per l'approvazione di un emendamento che prevede l'utilizzo dei forestali, del personale ESA e dei consorzi di bonifica per la manutenzione dei corsi fluviali.
Nel corso della mattinata il presidente della regione Nello Musumeci ha espresso sincero apprezzamento per il lavoro portato avanti dalla commissione bilancio, ad iniziare dal suo presidente, ha detto Musumeci, e per il risultato ottenuto nel rispetto dei ruoli di coalizione di governo e di opposizione. Spero, si augura Musumeci, che lo stesso clima si ritrovi in aula, dove il governo sarà pronto a ricevere proposte e suggerimenti. Ci muoviamo in un contesto assai difficile per la penuria di risorse, ma abbiamo l'entusiasmo di chi vuole tirare fuori la Sicilia dal pantano e vogliamo farlo con la collaborazione di tutto il Parlamento, ha detto ancora il Presidente. La manovra, così come licenziata dalla Commissione, approderà a Sala d'Ercole lunedì per la posizione degli emendamenti, da martedì pomeriggio il dibattito in aula. Dalla politica regionale alle amministrative, che interesseranno il prossimo 10 giugno diversi comuni dell'isola, oggi andiamo nel Catanese, partiamo da Aci Sant'Antonio, dove proprio nel pomeriggio il Movimento 5 Stelle ha tolto i veli a candidature e ha aperto il nuovo comitato elettorale. Dunque anche ad Aci Sant'Antonio la corsa per la poltrona più alta del palazzo di città comincia a farsi sempre più interessante. Vediamo. Il candidato sindaco c'è, il comitato pure, manca solo la certificazione del movimento. Ad Aci Sant'Antonio i pentastellati scaldano i motori in vista delle amministrative del 10 giugno, inaugurata la sede elettorale in via Roma 24 a pochi passi dal municipio. A fare gli onori di casa, presenti deputati regionali e nazionali eletti nei collegi catanesi, l'aspirante primo cittadino in pectore, il professor Raimondo Ferlito. Alle prossime comunali dovrà vedersela con l'uscente Santo Caruso, che tenta il secondo mandato, e con gli altri candidati Giuseppe Micalizzi, Giuseppe Santamaria, l'ex consigliere comunale Antonio Di Stefano e forse con il già sindaco Pippo Cutuli, tutti espressione di liste civiche. La campagna elettorale stenta però a partire e tra conferme, smentite e avvicinamenti, i grillini forti degli oltre 4.500 voti ottenuti alle politiche del 4 marzo nel paese etneo puntano anche all'elezione di un buon numero di consiglieri comunali. La lista sarebbe quasi completa, requisito essenziale non avere mai avuto a che fare con la vecchia politica. Il Movimento 5 Stelle sarà presente in queste elezioni amministrative di Aci Sant'Antonio. Chiaramente siamo in attesa di certificazione da parte del movimento, questo penso a giorni si dovrà avere. Una volta poi ufficializzata da parte del movimento la lista, sicuramente lavoreremo poi a carte scoperte. Momentaneamente siamo in attesa appunto di certificazione. Oggi con i portavoce noi inaugureremo quello che sarà il comitato e il punto di riferimento di tutti i sant'antonesi che hanno voglia di cambiare, che hanno voglia di partecipare direttamente in prima persona al cambiamento. Quali sono le proposte del movimento per Aci Sant'Antonio? Ma sono tantissime, il ventaglio di proposte è molto ampio. Chiaramente il punto di partenza sono le stesse proposte nazionali, e cioè quello di lavorare per i cittadini, esclusivamente per i cittadini, senza avere interessi né di partito né tantomeno propri. Quindi bisogna andare ad analizzare quelli che sono i bisogni dei cittadini per poi andarli ad approfondire e, laddove è possibile, risolverli. Il sindaco uscente si ripresenta alle amministrative, lo considera il suo diretto antagonista? No. Beh, tutti quanti sono degli antagonisti, per cui noi lotteremo per poter fare un buon risultato per la città di Sant'Antonio. Dobbiamo rappresentare gli oltre 4.000 voti che noi abbiamo ottenuto alle ultime politiche, per cui questa gente va rappresentata, questa gente deve avere un portavoce. Da Aci Sant'Antonio a Santa Venerina, a pochi chilometri, anche a Santa Venerina si voterà il 10 giugno e anche a Santa Venerina oggi è stato presentato un candidato sindaco, dunque anche qui la corsa si fa, così come ad Aci Sant'Antonio, davvero interessante. Anche a Santa Venerina si entra nel vivo in vista delle imminenti elezioni per il rinnovo del governo cittadino.
Attualmente sono tre le candidature ufficializzate. A quella dell'uscente Salvatore Greco si sono aggiunte le candidature alla poltrona di primo cittadino di Giuseppe Marano e di Massimo Fresta. Quest'ultimo esponente di spicco della lista Crescere Insieme. Una candidatura, quella di Fresta, che poggia le sue basi sul desiderio di cambiamento rispetto al passato, con l'obiettivo di stimolare la collettività per crescere insieme e all'insegna della trasparenza. Tanti amici mi hanno spinto a fare questo passo molto importante, vedendo la mia disponibilità ovviamente e l'esperienza acquisita in Consiglio Comunale, ricoprendo ruoli di alto livello come Presidente del Consiglio, successivamente come vice sindaco nell'amministrazione Pappalardo ed oggi come all'opposizione in questi ultimi 5 anni di amministrazione. Quali sono le priorità? Da dove partirà? Allora, le priorità sono molteplici, ma le vado a focalizzare in un paio. Uno, quello più importante, è sicuramente il problema dell'acqua a Santa Venerina, che ha portato il nostro comune al dissesto. E quindi questa amministrazione sbandierava nei comizi passati che aveva la risoluzione di tutto, ad oggi non ha fatto quasi nulla. E quindi questo è un problema da affrontare in maniera seria e decisa. Quali sono le linee guida della lista Crescere Insieme che la supporta? Le linee guida sono la serietà, la concretezza e la fattività. Questi sono i principi fondanti di questo Crescere Insieme. Allora, l'altro punto importante è il PRG, fermo nei cassetti del sindaco da tutti i 5 anni, fino al momento in cui lui sbandierava in tutti i comizi che lo avrebbe fatto in 14 mesi, cosa che non è assolutamente accaduta. Fino all'anno scorso è arrivato il commissario ad acta mandato dalla regione, che è stato lui ad adottarlo, però ancora ad oggi non ci capacitiamo nessuno del perché è fermo nelle stanze del nostro comune e non ha fatto l'iter continuo, dicendo alcune cose vere o non vere che poi sicuramente in campagna elettorale saranno molto più ampliate. La nostra lista è composta da giovani pieni di talento, da imprenditori, consiglieri già che hanno acquisito esperienze nel campo consiliare ed amministrativo, che sono importanti per la crescita del nostro comune, perché il nostro obiettivo primario è il bene di Santa Venerina. Il nostro spirito è di crescere insieme per essere protagonisti del cambiamento. Ci spostiamo a Caltanissetta per registrare l'appello del sindaco Giovanni Ruvolo al vincitore del Super Enalotto. Una parte della vincita la investa sulla città e sui giovani. Il primo cittadino nisseno ha così deciso di inviare una lettera virtuale all'anonimo fortunato che martedì scorso ha centrato il 6, conquistando un montepremi record di poco più di 130 milioni di euro. Mi rivolgo quindi al vincitore o alla vincitrice, dice il sindaco, affinché dopo una prima fase probabilmente di frastornamento in cui sarà stato necessario trovare un equilibrio, possa adesso immaginare che una parte di questa vincita ricada sulla collettività, ad esempio con l'acquisto di terreni per le colture di mandorle e pistacchi, prodotti che stanno alla base del torrone, una specialità che tutti stiamo impegnati a promuovere, oppure un investimento nella produzione di grani antichi. Il sindaco infatti lo invita a non a elargire a titolo di liberalità, ma ad investire sostenibilmente. E adesso andiamo ancora avanti, apertura del governo regionale all'utilizzo della cannabis a scopi terapeutici, lo che è arrivato ieri sera ad Agrigento nel corso di un incontro organizzato dal Rotary Club. Vediamo. La regione siciliana apre alla cannabis terapeutica. Sul tema sarà istituito un tavolo tecnico. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente Gaetano Armao, intervenendo con un videomessaggio ieri sera ad Agrigento ad un convegno sull'argomento organizzato dal Rotary, rappresentato dal presidente Francesco Vitellaro, con il patrocinio dell'Ordine dei Medici, dei Farmacisti, di Federfarma Provinciale e dell'ASPUNO. Così, alla vigilia della manifestazione davanti Palazzo d'Orlean, arriva l'ok del governo ad un confronto con medici e farmacisti che si occupano di queste cure palliative. Dalla giornata di studi è emerso come la terapia cannabinoide consenta un considerevole innalzamento della qualità della vita per un bacino potenzialmente molto vasto di pazienti affetti da dolore cronico dovuto a sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale ed effetti di chemio e radioterapia. Pochissimi però attualmente sono i malati che se ne servono, poiché la somministrazione di questi farmaci galenici preparati da farmacisti è attualmente molto onerosa, in media 200 euro al mese, e il costo è solo a carico del paziente. Parla di opzione terapeutica formidabile il dirigente medico di terapia del dolore del Policlinico Universitario di Catania, Sergio Chisari, che ha illustrato i dati degli effetti di queste cure. L'imperativo in terapia del dolore è appunto dare qualità di vita migliore al paziente, sia esso un paziente
paziente oncologico sia esso un paziente cronico benigno. L'opzione che noi abbiamo è la cannabis. Cannabis si è dimostrata effettivamente un farmaco vincente perché dà degli effetti collaterali che sono sicuramente minori rispetto agli oppioidi che normalmente utilizziamo per queste patologie. Posso dire, lo possiamo confermare, che la stimolazione di alcuni centri dell'amigdala, per esempio, portano un effetto antidepressivo della cannabis che è fondamentale. Fondamentale anche a superare il gap che c'è fra dolore e stato d'animo del paziente. Quindi questo aiuto lo vediamo soprattutto nelle fibromialgiche, che solitamente sono delle depresse croniche, incominciano ad acquistare la volontà di vivere perché il dolore passa o si mitiga in maniera importante, e anche il tono dell'umore arriva a livelli che non avevano mai avuto in precedenza. Oggi e domani Acireale ospita i campionati nazionali Xen di Jiu-Jitsu, oltre 700 atleti provenienti da tutta Italia, 30 le società partecipanti, le società sportive partecipanti. Per la prima volta il campionato nazionale di Jiu-Jitsu Xen approda in terra siciliana. Per una o due giorni che vedrà oggi e domani il Palavolcana di Acireale gremito di appassionati provenienti da tutta Italia. 730 gli atleti iscritti al campionato tricolore acese, appartenenti a 30 società di cui 15 dalla Sicilia. Si affronteranno sulle 5 pedane di gara dopo un duro anno di lavoro per disputarsi l'ambito titolo di campione nazionale di Jiu-Jitsu Xen 2018. L'evento è organizzato dallo Xen nazionale con la collaborazione del comitato Xen Catania e dell'associazione sportiva dilettantistica Briz Nuoto e Fitness di Acireale e il patrocinio della Filcam. La gara sposa il progetto Lo sport contro la violenza sulle donne, l'iniziativa di comunicazione sociale nata dal progetto CONI 2018 che ha l'obiettivo di sensibilizzare il mondo sportivo Xen sull'importanza del ruolo educativo dello sport come fattore di prevenzione alla violenza sulle donne. Oggi e domani dunque le gare, sino al titolo nazionale. Sono 5 aree gare che lavoreranno contemporaneamente tutto il pomeriggio con diverse tipologie di gare, sono delle gare di combattimento e delle gare di tecnica. È la prima volta qui in Sicilia, come è stato ribadito più volte, è uno dei grossi problemi per cui la federazione a livello nazionale non era molto convinta, sono gli spostamenti logistici. Noi siamo sempre abituati ad andare al nord a fare le gare con grossi costi di trasferta. Gli altre società, venire giù in Sicilia gli viene complicato, e invece devo dire che sono intervenuti la maggior parte delle società italiane e questo è sicuramente un gran successo. 730 partecipanti con categorie di spessore e con atleti di spessore, categorie addirittura con 15 partecipanti in categoria, perciò soddisfacente, con tanto impegno del gruppo della Sicilia, ma comunque soddisfacente in tutti i punti di vista. Sì, un impegno importante ma un grande onore, perché ospitare un evento di tale rilevanza come Catania, comitato che abbiamo ripreso da un anno e mezzo e che è arrivato a livelli elevatissimi, ci fa capire la qualità del lavoro svolto. Effettivamente una scommessa vinta grazie alla collaborazione della federazione, dello Xen, dell'amministrazione comunale che fin dall'inizio ci ha appoggiato, anche se ha avuto, diciamo, purtroppo altre vicende, altre situazioni. Noi siamo felicissimi di aver portato ad Acireale ben 730 atleti e ben 30 società da tutta Italia. È stata un'impresa veramente importante che ci ha visto impegnati da un anno a questa parte. Bene, adesso diamo la linea alla regia. Oggi c'è Fulvio Ferrauto, qualche istante di pubblicità, ci rivedremo subito dopo per gli aggiornamenti. Bene, non c'è altro in scaletta, dunque termina qui questa seconda edizione di Ora TG che avete visto sul canale 89 del digitale terrestre in Sicilia di Rai TV, che avete visto anche sulla pagina Facebook di Rai TV, dove potrete rivedere questa e le altre edizioni del nostro telegiornale, così come potrete rivederle pure sul nostro sito internet www.raitv.it e sul canale YouTube ovviamente della televisione. Prossimo appuntamento con l'informazione sulla nostra emittente fissato per lunedì alle ore 14. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguriamo buon weekend e ci lasciamo con il meteo.
Le previsioni meteo per la giornata di domani, domenica 22 aprile, il cielo sarà nuvoloso sulla Sicilia orientale, piovaschi nel centro della regione e sereno invece nella porzione settentrionale dell'isola. Vediamo adesso le temperature. A Catania una minima di 15 ed una massima di 21 gradi.